Siamo con Mister Giampiero Squillace, tecnico del Roccella. Ciao Giampiero. Oggi Giampiero non è bastata una buona gara da parte della tua squadra per evitare la sconfitta, mi pare. Sì, purtroppo paghiamo, secondo me, oltre i nostri demeriti, il passivo della sconfitta. Credo che non abbiamo fatto male, sapevamo che avevamo parecchie defezioni, ma questo non vuole essere assolutamente un alibi. La Gimprondese è stata brava a procurarsi quelle occasioni con astuzia, con mestiere, e le ha sapute concretizzare al meglio. Sì, un gol a Fondamentalmente, freddo, lo ricordiamo, sicuramente ha inciso sull'andamento della gara. sì, indubbiamente dobbiamo fare anche il mea culpa perché tra l'altro il gol è partito da una rimessa nostra laterale sbagliata, che Sì, c'è stato un cambio un cambio praticamente nella rimessa. all'altezza della bandierina, che ha consentito praticamente un'azione subito in attacco da parte loro, che hanno saputo concretizzare perché non eravamo nell'occasione stati svegli sul cambio di gioco ad andare a chiudere le marcature. Dispiace perché l'approccio alla partita tutto sommato era stato positivo. La squadra si stava muovendo bene, poi nell'arco della partita, soprattutto nel secondo tempo, credo che siamo riusciti a prendere un po' di più il campo e a creare maggiore pressione alla Cinquefondese, che sapevamo comunque la forza di questa squadra nella fase difensiva. Ma avremmo, secondo me, meritato qualcosa in più perché abbiamo creato diverse occasioni dove è stato bravo anche il loro portiere a negarci il gol. Poi il 2-0, vabbè, la partita era finita, eravamo rimasti in 10. Si può stare in un'azione dove sei sbilanciato, che prendi il gol su una ripartenza in quel modo, ma ormai la partita si era conclusa. C'è un po' di rammarico, ecco, perché secondo me potevamo uscire da questo campo con un risultato positivo. Oggi forse abbiamo pagato anche la non possibilità di fare dei cambi, perché ho parecchia gente fuori per questa influenza che sta circolando, e nell'economia della gara la paghi a caro prezzo. Ora occhio e pensiero già alla prossima. Beh, sicuramente adesso intanto pensiamo di tornare innanzitutto con i piedi per terra, perché noi comunque vorrei ricordare che venivamo da 8 risultati utili consecutivi, e quindi dispiace interrompere proprio per Natale, alle soglie del Natale, questa striscia positiva. Sicuramente questo ci deve far riflettere e farci lavorare ancora di più, perché sappiamo quali sono i nostri limiti, sappiamo che è una squadra che ha bisogno di crescere, di lavorare, anche perché poi dopo la sosta ci aspetta un tour de force nelle prime giornate, che non è assolutamente facile da affrontare, perché abbiamo subito nelle prime quattro Delianova, Palmese, Archi e Vigor, mi pare, per cui sarà subito un girone di ritorno molto molto difficile, e quindi mi auguro che questa pausa ci consente di recuperare le forze, di recuperare un po' di serenità e soprattutto di lavorare al meglio per poterci preparare bene per il girone di ritorno. Perfetto, mister, grazie. Grazie a In voi, bocca al grazie a lupo. voi, buon lavoro.